Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gesù non è venuto a condannare e a dominare le nazioni. Forse non è quel Messia che tutti si attendevano, non ha un esercito, non è un re potente, non combatte guerre e addirittura morirà in croce come il peggiore dei delinquenti. Prefigura qui l'epilogo terreno della sua missione. Eppure nessuno dei discepoli possiede la verità di Gesù. Si sdegnano nei confronti di Giacomo e Giovanni, si sentono defraudati di un privilegio. Gesù interviene e rivela loro la sua verità. Loro devono essere discepoli di uno che è venuto ad essere l'ultimo di tutti e il servo di tutti, di uno che è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto. E noi oggi siamo invitati a seguire Gesù nella via della sua verità e non la nostra, abbracciando la sua missione. Per questo è importante conoscerlo, affinché tutto ciò che è suo sia nostro. Ma per conoscerlo dobbiamo metterci in ascolto con umiltà, utilizzando tutti i talenti che Dio ci ha donato. La nostra intelligenza, la sapienza, l'attenzione ai segni della sua presenza. Niente di noi stessi deve rimanere estraneo alla conoscenza di Gesù. Lo esige il nostro essere suoi discepoli. Buona e santa giornata a tutti.